Assessore Silvestri, verde curato finalmente anche a Fano? Ho presentato alla giunta già da mesi e mesi la possibilità di cambiare volto proprio la nostra città, in particolar modo tutte quelle aiuole di spartitraffico e di rotatorie che in pratica si trovano agli ingressi della città nella parte nord, nella parte sud e nella parte ovest e anche nei quartieri frazionali. Ho in mente un progetto a costo zero che può veramente, attraverso l'investimento di risorse finanziate da stessi privati che sono interessati a fare questo, riabbellire proprio tutta la nostra città. Ecco, ma lei il progetto l'ha presentato in giunta? Io l'ho presentato ufficialmente e anche altre volte, anche all'interno dei partiti, però rimango in questo momento un po' così sorpreso perché non ho riscontrato collaborazione, non ho riscontrato entusiasmo e non ho riscontrato nulla di Ma concreto. se è a costo zero, perché il progetto... Io questa è una domanda che faccio fatica a rispondere perché ho chiesto solo un dipendente interno o chi per lui possa darmi una mano a fare gli atti per questo tipo di progetto, ma diciamo chi è addetto a fare ciò o chi deve decidere a fare ciò ancora non si sente di fare questa grandissima decisione. Ho una serie di progetti, 3, 4, 5, concreti, scritti, documentabili, sempre a costo zero, addirittura qualcuno che possa portare risorse alle casse comunali e possono essere realizzati semplicemente con, come dicevo prima, con la dotazione organica di uno o due dipendenti in più e ce ne sono 510 circa il comune di Fano, perché c'è 10 dipendenti, quindi una sorta di riorganizzazione, di attenzione o di nuova assunzione, mettiamola come vogliamo, penso che sia fattibile in servizi dove c'è il vuoto, dove non c'è nessuno.